Desidero ringraziare le autorità civili, militari e religiose che ci onorano con la loro presenza, i gentili ospiti, i carabinieri e i loro familiari. Tutti qui convenuti per condividere la celebrazione del 202° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, cerimonia che è ancora più solenne dalla gloriosa presenza della bandiera di guerra del Don Matteo, alla quale rivolgo il deferente saluto. Un ringraziamento al comando Forza Operativa di Difesa per averci concesso anche quest'anno la possibilità di apprezzare l'altissima professionalità della banda della valorosa Brigata Sassari. Il comandante, il generale Arturo Minchi, con i suoi reggimenti, sono attualmente impegnati nella difficile e rischiosa missione UNIFIL di Libano. A loro il nostro augurio di buon lavoro. Un fraterno saluto ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e ai fratelli maggiori dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nostro riferimento ideale di un glorioso passato che si lega al presente e ci proietta nel futuro. Agli ex allievi della scuola militare di Massanella, oggi presenti numerosi, un forte abbraccio al ricordo di un intenso periodo di formazione che ci ha visto insieme oltre 40 anni fa. Un commosso e solidale abbraccio ai congiunti dei nostri caduti e ai ragazzi della meritoria Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Carabinieri dell'Arma. A tutti loro il mio riconoscente pensiero. Un ringraziamento ai delegati del nostro organismo di rappresentanza militare, la fattiva, generosa e costante opera svolta a favore del personale. Grazie per la vostra preziosa e determinante collaborazione. Per me è necessario al fine di mantenere un'azione di comando adeguata alle reali necessità di circa 300 comandi dei carabinieri presenti in tutta la strategia. La ripartenza sul battaglione di scavo particolare. Ho assunto l'incarico di comandante di regione da poche settimane e avverto in maniera chiara e consapevole che l'onere del compito affidato dal comandante generale richiederà il totale impegno di ogni energia fisica e intellettuale. Per il rispetto che merita la popolazione di questa bellissima terra, alla quale mi sento particolarmente legato da forti legami professionali e familiari. In questo mio breve intervento voglio dichiarare il nostro spirito di servizio, che si esprime nella tutela dei più deboli e nel rispetto delle regole. In questa società che ci guarda con stima e fiducia, continueremo sempre a corrispondere a tali sentimenti con professionalità, costante spirito di sacrificio e senso del dovere. Questa spiccata attitudine a servire fedelmente lo Stato, il debole e gli oppressi, anche in campo internazionale, si è spesso tradotta nel sacrificio estremo di molti carabinieri, di ogni ordine e grado, da ultimo purtroppo, quella del maresciallo capo Silvio Milano, che ha perso la vita pochissimi giorni fa durante l'operazione di servizio in provincia di Lanzarote. Il periodo che stiamo attraversando, caratterizzato da forte tensioni internazionali in crescente espansione, ci vede sempre più impegnati in prima linea, unitamente ai colleghi degli altri trasformati e dei polizia, al fine di poter sempre assicurare una risposta adeguata alle nuove aspettative della collettività. In questo contesto, sicuramente non facile, la nostra istituzione è impegnata in un processo di razionalizzazione organizzativa, teso a autorizzare l'impiego delle risorse a disposizione, continua a proporsi come elemento cardine del sistema di sicurezza in grado di costituire importanti baluardi di contrasto al terrorismo, al crimine comune e organizzato. Le cronache di quest'ultimo periodo, l'importante operazione di droga condotta dalla provincia di Cagliari, che ha consentito di trarre all'arresto l'intero sodalizio criminoso e il sequestro di ingenti quantità di stupefacenti, e non da ultimo l'arresto degli autori dell'efferato fatto di sangue di Rome e Mura, confermano che l'Arma di Sardegna è fortemente impegnata in una efficace azione di contrasto svolta capillarmente su tutto il territorio e le parti della regione e delle diverse e altamente qualificate articolazioni specializzate dell'Arma, in piena sinergia con tutte le altre forze di polizia.
mille fatti luminosi del settimo San Pietro, concluse con la cattura dell'autore, sono l'esempio di una gradante di collaborazione tra i vari ordini di forza. Il significativo calo delle armi è il dato sicuramente più importante che mi sento di sottolineare, ma questo non deve e non può indurci ad abbassare la guardia. Al contrario, deve essere uno stimolo ad affrontare con maggiore energia le sfide operative che c'è. I carabinieri interni di Sardegna sono pronti a confrontarsi con questa sfida, con l'impegno a mantenere saldo lo spirito di servizio e le aspettative dei cittadini che ci onorano della loro stima e fiducia. Viva l'arma dei carabinieri, viva la legge di Sardegna.